Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, stamattina torniamo a parlare di politica. Come ben sapete, ieri alla Camera è stata approvata definitivamente la riforma costituzionale che introduce il taglio dei numeri dei parlamentari. Alla Camera passano da 630 a 400, mentre al Senato passano da 315 a 200. Allora, premetto subito una cosa. A me, preso singolarmente, questo provvedimento a me non fa né freddo né caldo. Cioè, a me poco cambia che siano 600, che siano 400. Qualcuno parla di risparmio. Ora ve lo faccio vedere il risparmio, del taglio dei numeri dei parlamentari. No, aspettate un attimo, ora vi faccio vedere il risparmio. Quanto risparmieremo all'anno col taglio del numero di parlamentari? Ecco, vedete bene? Questo è il nostro risparmio sul taglio del numero dei parlamentari. Ora mi fermo al supermercato, perché sto facendo un po' di attività fisica, un po' di ciclismo. Mi fermo al supermarket, compro un Gatorade e metà del risparmio del taglio del numero dei parlamentari per quest'anno è andato a farsi fottere. Chiaro? Sia chiaro, a me non me ne frega niente. Ci sono dei risvolti positivi. Dei risvolti positivi ci sono, se non altro. Sì, direte voi, perdiamo in rappresentanza. Però è anche vero che con la preferenza c'è sta il cancro della compravendita dei voti. Almeno lo rendiamo più costoso. Tutto qua. Ma secondo me è l'unica cosa positiva. Per il resto o sono 600 o sono 1000 o sono 400, poco cambia. Piuttosto mi soffermerei su alcuni degli interventi in aula, a prescindere dal fatto che sicuramente il PD avrà chiesto qualcosa in cambio, il cambio del taglio del numero di parlamentari, che tra parentesi sarebbe passato lo stesso, anche perché Lega e Fratelli d'Italia hanno votato a favore. Il primo intervento, vabbè, a parte l'immenso Vittorio Sgarbi, che ieri veramente li ha smerdati, cioè al di là del linguaggio colorito, cioè, ditemi dove sbaglia Vittorio Sgarbi, ditemi dove ha sbagliato, li ha smerdati completamente. È un provvedimento bandiera, ne vanno fieri, ma la loro felicità oggi finisce qui. Da oggi? Oggi si capirà, oggi molta gente capirà il grande inganno del taglio ai costi della politica. Da oggi in poi la gente comincerà a capire il grande inganno. Allora, comincerà a capirlo. Si evince già dalle parole di una deputata grillina che ieri ha detto: in un momento in cui i cittadini fanno enormi sacrifici, la politica deve dare l'esempio tagliando i costi. Cioè, cara grillina, fammi capire, tu hai tagliato il numero dei parlamentari, quindi da oggi in poi sei legittimata a massacrarci di tasse, cioè, perché questo è il senso di quello che hai detto. Cioè, tu tagliando il numero dei parlamentari, riducendo i costi della politica, quindi tu sei autorizzata, da oggi in poi sei autorizzata a mettere le mani nei nostri portafogli, giusto? E questa è la ratio, spero di sbagliarmi. Perché se la razza è questa, a questo punto auspico che vi vengano a prendere con i forconi. Innanzitutto quelli che vi hanno votato. E poi tutto il resto. Ieri poi, sempre parlando degli interventi, si è sfiorato il grottesco con gli interventi di Giachetti e Fassino. Fassino, sì. Vi voto il taglio dei parlamentari per spirito di lealtà per gli accordi presi, ma ricordatevi che la politica ha un costo, ma ricordatevi che non, le poltrone rappresentano i cittadini, ma ricordatevi questo. Ma scusa, che cazzo l'hai votato a fare? Se non credi, allora ha ragione Salvini, che siete lì solo per le poltrone. A questo punto è così. Ah, poi, ma il comico, il top del top, lo raggiungo Giachetti. Giachetti è una persona che politicamente io stimo, una persona coerente più delle volte con le sue battaglie che io non condivido per niente, però almeno è coerente il cristiano.
Ma l'intervento di ieri, francamente, è fra l'imbarazzante e il grottesco. Cioè, di voto anche lui vota per lealtà, il taglio dei parlamentari. Anche lui lo vota per lealtà. Il taglio per parlamentari. Ma da oggi il mio debito di lealtà finisce qui. Da domani raccolgo le firme per abrogarlo. Scusa, ma che cazzo lo voti a fare? Cioè, è grottesco. Cioè, tu voti sì, poi raccogli le firme per il referendum, che se si farà altri soldi pubblici spesi, paradossalmente spenderemo più di referendum che col spenderemmo più col referendum che se avessimo mantenuto i 345 parlamentari. Cioè, è assurdo. Io ho sentito cose assurde. Cioè, lascio perdere i post su Facebook patetici oramai di Paola Taverna. Cioè, oddio, qualcuno gli elogia, bravi ragazzi, continuate così, voi fate i fatti, voi così, voi colà. Ma scusate un attimo, ragionate, vi ho fatto vedere i 2 euro prima. Cioè, voi siete felici per aver risparmiato 2 euro e magari state zitti se vi aumentano se vi aumentano la rendita catastale, che di aumento di tasse ne comporta magari una quarantina di euro. Ma voi siete pazzi o cosa? Cioè, no, parlate, ditelo, non lo so. Perché se la pensate così, questa non è politica, questo è tifo calcistico. Cioè, gli ultras della Roma durante il derby sono molto più obiettivi di voi. A questo punto. Cioè, fatemi capire, esultate per... Cioè, ma posso capire il reddito di cittadinanza? Posso capire quota 100? Posso capire la lotta alla corruzione? Seppur anche quella sia una bubola colossale, vabbè. Posso capire queste cose, posso capire lo spazzacorrotti, posso capire la riforma di merda della giustizia che si apprestano a fare. Ma anche se di merda ed anticostituzionale, aggiungo, almeno ha un senso. Cioè, voi gioite per aver risparmiato 2 euro l'anno quando vi stanno inculando in ogni modo, quando vi aumentano l'IVA, quando vi alzano le tasse. Ma voi siete pazzi! Voi siete pazzi! Cioè, io non riesco a capire, ma la gente o è ubriaca o la pagano per scrivere cazzate su Facebook. Cioè, ma davvero, non è militanza politica, la militanza politica è tifo calcistico. La militanza politica presuppone studio, approfondimento, lettura, oltre ad attaccare i manifesti e i rappresentanti di lista e tutte queste cazzate qua. Ma almeno presuppone che uno abbia studiato, uno che è di sinistra, conosce a memoria il Capitale di Marx. Un grillino, riduzione dei parlamentari, spazzacorrotti, DASPO per i commercialisti, per l'evasione. Ah, poi questa non ne parliamo. Allora, DASPO è l'acronimo, l'ho scritto anche su Facebook, DASPO è l'acronimo di divieto di accesso a manifestazioni sportive. Mi dite cosa cazzo c'entra con i commercialisti? Ma la lingua italiana è diventata un optional tra le maialate dei femministi, delle femministe, e queste cazzate qua, il DASPO ai corrotti, il DASPO ai commercialisti. Oh, volete usare i termini appropriati? Ma dire radiazione pare brutto. Non lo so. Cazzo è sto DASPO? Cosa sei? Un curva sud sei? Cosa hai sfasciato un autogrill? No, ma le cazzate che sento da molti, oddio, molti sono rispettabilissimi, sia chiaro, Paragone, Di Battista, a tratti Morra, molti sono rispettabilissimi, ma gli altri dicono delle cazzate, se squipedali, da Di Maio in primis, per non parlare di alcuni militanti che, oddio, gente anche col sale in zucca, ma che si è bevuta completamente il cervello appresso a questi. Cioè, io proprio... Comunque sia, il taglio del numero dei parlamentari si vuole, non snellisce un cazzo. Ah, poi, mamma mia, si vogliono equiparare le funzioni della Camera, cioè praticamente equiparare Camera e Senato. Cioè, ma questi sono fuori come un balcone. Dare il voto ai sedicenni, altro obbrobrio che vorrebbero fare. Cioè, rendetevi conto, siamo passati da Renzi
con la cui riforma poteva diventare senatore. Ricordo che senatore vuol dire anziano, deriva da senus, anziano, saggio della comunità. Siamo passati da Renzi, da saggi eletti dai saggi, cioè dagli adulti. Questo è il senso di senato. Altrimenti tanto vale abolirlo, se lo devi equiparare, tanto vale abolirlo. Cioè io non lo so questi che cosa cazzo hanno nella testa. Si ammantano tanto con sta costituzione più bella del mondo e non ne conoscono neanche mezza parola. Stavo dicendo, siamo passati da Renzi, con la cui riforma paradossalmente poteva dire che al Senato ammetteva consiglieri regionali, sindaci. Siamo passati da Renzi che con la cui riforma incredibilmente un diciottenne poteva diventare senatore, a Di Maio e compagni che sull'onda delle puttanate di Greta Thunberg vorrebbe fare eleggere i senatori dai sedicenni. Ma voi siete fuori come un balcone, secondo me, e non venitemi a dire che i sedicenni capiscono, che non capiscono un cazzo, sia chiaro, al limite uno su mille. A 16 anni uno pensa a farsi le seghe e le canne, non pensa alla politica. E già 18 anni per me è presto, già 18 anni per me è presto. Io lo riporterei a 21, se non proprio a 25 il diritto di voto. Almeno qualcosa di cognizione ce l'hanno. Ma ripeto, sulle troppe cazzate sto sentendo in questi giorni. Comunque, tornando al numero dei parlamentari, ribadisco che a me non fa né freddo né caldo. Sì, hanno voluto provare a ridurre i privilegi, cose, ma non è una riforma, è odio sociale diventato legge. Oddio, a me non cambia nulla, né in un senso né nell'altro, sinceramente. Ma ribadisco, concludendo il video, che il Movimento 5 Stelle è finito ieri alla Camera, perché da oggi c'è il contrasto con la dura realtà. E di loro rimarrà solo il reddito di cittadinanza, fidatevi. Forse l'unica cosa decente, almeno nelle intenzioni che hanno fatto. Vi invito a iscrivervi al canale, vi aspetto per il video, fra oggi e domani vi aspetto per il video sull'NFL. Ciao e buongiorno a tutti.